una squadra, insomma, da temere l'Inghilterra, seppure ci stavi raccontando che a parer tuo non ci sia una vera e propria favorita. Chi dobbiamo però temere di più all'interno di quella squadra? Ma innanzitutto i 60.000 di Wembley, dovremmo essere molto bravi a gestire le emozioni, i momenti, a non arrabbiarci se dovesse arrivare qualche decisione dubbia da parte dell'arbitro, a non reagire, a non cadere nelle provocazioni. Cioè la partita si gioca lì, sulle emozioni e sui momenti, quindi dobbiamo essere maturi in quel senso, perché comunque giochiamo in trasferta. Dopodiché ovviamente Harry Kane, l'Inghilterra non è soltanto Harry Kane, è molto altro, c'è Mount che è un giocatore chiave sulla tre quarti che sicuramente ci darà fastidio, però Harry Kane è un attaccante atipico, non è Lukaku, quindi si sposta molto dietro, viene a fare il trequartista, è come dire un playmaker avanzato per l'Inghilterra, e quindi anche per Chiellini non sarà facile, dovrà seguirlo fino a un certo punto, avere l'aiuto di Jorginho del centrocampo, perché davvero si muove lungo tutto il campo Harry Kane ed è un giocatore, un attaccante meraviglioso. Quindi loro davanti sulla tre quarti in attacco sono fortissimi. Secondo me sia Stones che Maguire, cioè due difensori centrali, si possono attaccare, ed è per questo che dobbiamo pretendere dal nostro centravanti, da Ciro Immobile, secondo me è una super finale. Cioè io mi aspetto, credo che sia chiamato Immobile a, come dire, tornare ai suoi livelli, cioè a fare una grande finale, perché abbiamo assolutamente bisogno anche di lui, oltre che della qualità di Chiesa e Insigne, perché Chiesa e Insigne sono due giocatori che per caratteristiche daranno molto fastidio all'Inghilterra, quindi si giocherà anche lì la partita, la nostra finale. E secondo te, Leo Di Bello, riusciremo a risolvere la partita in appena 90 minuti o dovremo andare oltre? Qui è una bella domanda, nel senso che l'europeo è andato, ha portato spesso le partite supplementari, quindi è, come dire, è stata la fotografia questa di un europeo molto equilibrato, davvero anche partite inaspettate, come dicevo prima, quindi sorprese di ogni genere. Quindi io credo che, come dire, l'equilibrio ci sia. Poi speriamo che, come contro la Spagna, seppur sarà una partita completamente diversa, potremo sbloccarla con le giocate. Noi abbiamo comunque qualità nei singoli, Barella ha fatto un grande gol, Insigne una grande giocata, cioè poi lì davvero in 90 minuti basta una giocata di uno dei nostri grandi giocatori e possiamo portarla a casa. Quindi spero di no, e spero che l'Italia possa, attraverso la qualità del gioco, cioè muovere la palla velocemente, questo è il segreto, muovere la palla velocemente come ha sempre fatto, come dire, imporre la sua superiorità, che secondo me a centrocampo c'è e che può fare la differenza. Permettimi, la superiorità dei singoli, aggiungo anche Donnarumma, che sta facendo fin qui un bel europeo. Leo Di Bello, giornalista e conduttore di Sky Sport, un pomeriggio straordinario con le dirette Sky, ricordate alle 15 l'appuntamento in diretta da Wimbledon, Berrettini Djokovic, si gioca la finale in chiaro anche per i non abbonati Sky su TV8. Leo, buon lavoro e buona giornata. Grazie anche a voi.